Rocco Femmia, portavoce dell'Osservatorio Copernico, si è diretto al Ponte Alloro, crollato in seguito agli eventi alluvionali 2015, per sollecitare l'amministrazione ad intervenire rispetto allo sversamento di liquami fognari. Tutti sono a conoscenza dei danni che può provocare questa situazione devastante per la salute pubblica, per l'ambiente, oltre a mettere in crisi la nostra economia turistica. L'Osservatorio Copernico manifesta soddisfazione per il finanziamento di 100.000 euro ottenuto dal Comune di Caulonia e destinato tra l'altro alla sistemazione della condotta fognaria che dal 1 novembre scorso versa nella Fiumarallero notevoli quantità di liquami altamente inquinanti. Auspica però che gli interventi di ripristino siano tempestivi e risolutivi. Osserva inoltre che un finanziamento di tale portata non può essere ottenuto da un giorno all'altro e quindi si suppone che l'amministrazione comunale era a conoscenza della problematica da molto tempo. Di conseguenza l'Osservatorio si interroga sulla ragione per la quale il sindaco e l'assessore competente non siano intervenuti prima attivando una procedura d'urgenza. Ne consegue, pertanto, che se questa è la logica, il comune potrebbe ben essere amministrato da tecnici facendo a meno dei politici, in questo contesto inutili. A modesto parere dell'osservatorio, il sindaco appena venuto a conoscenza della problematica avrebbe dovuto attivarsi con ogni mezzo per evitare sversamenti nella Fiumara e nel mare e risolvere il problema quanto prima possibile. Il danno è fatto e anche quest'estate, con ogni probabilità, dovremmo assistere ad un problema atavico, quale il mare inquinato che va ad allontanare sempre più i pochi turisti delle nostre spiagge, esponendo gli avventurosi bagnanti a danni per patologie infettive. Io condivido con chi ritiene che sia stato un'ipotesi risolutiva sbagliata quella di far convergere tutti i liquami fognari al depuratore consortile, ma questo rimane un mio convincimento, per cui non penso che sia molto attinente alla problematica che stiamo ponendo. Sono d'accordo anche con il sindaco Riccio quando dice che in effetti c'è stato un errore nella progettazione di questa raccolta dei liquami fognari da convogliare al depuratore consortile. Io nell'immediatezza penso che il problema sussista ed è grave per le patologie che potrebbe provocare, che potrebbero insorgere sui bagnanti, e data la vocazione turistica del nostro paese ritengo che sia immediatamente necessario intervenire con fondi comunali o vedrà l'amministrazione come poter fare per risolvere questo annoso problema. È grave problema per la salute di tutti i cittadini e in particolar modo ci tengo a che i bambini vengano tenuti indenni da queste problematiche.